Bentornati su Edicola C64, questa volta giochiamo. Sì, ma che sto dicendo? Quale Edicola C64? Siamo sul continuo, devo cercare di finire Taskmaster. Devo cercare di finirlo, sto gioco che veramente da piccolo mi faceva impazzire. Non sono mai riuscito a finirlo da piccolo. Vediamo se adesso ci riesco anche con un pizzico d'aiuto alla magia del nostro Commodore 64. Ovviamente non userò trucchi, userò al limite i salvataggi. Ok? Quindi solo quello, solo quello. Ok, ci sono anche i docks qua. I mitici della Hokuto Force. Bella la musica, mi piace. Le Cracktro c'erano sempre musiche eccezionali, eh. Ok, andiamo avanti. Le Cracktro, io sarei le ore a sentirle. C'erano sempre delle musiche fantastiche. Ok, vediamo un po'. Queste qui sono le istruzioni che sono. Come vedete, la storia è un po' più scritta, un po' più lunga rispetto a quanto si vede nel gioco. Se avete visto la puntata 1, c'era scritta, diciamo, la storia in maniera un po' efficace ma breve. Qua invece è molto più lunga la storia. Allora, ti viene detto cosa devi fare. Puoi sparare. Qua dice sparare, però non dice sparare con cosa, perché alla fine c'è una specie di bacchetta magica. Allora, qua ci sono le sette parole. Non le voglio leggere, voglio avere la sorpresa. Voi magari, se volete, le avete lette, io non le ho volute leggere, perché io da piccolo mi pare arrivai intorno alla prova numero 6, quindi l'ultima prova io manco l'ho mai vista. Non voglio leggere in cosa consiste finché non ci arrivo. Quindi leviamo tutti i bonus, andiamo a giocare. Allora, vediamo un po'. Con F5 andavo a salvare e con F8 a caricare. Non mi ricordo. Aspettate, eh. No, come si faceva? Allora, Alt S per salvare, ok. E Alt L per caricare, giustamente, mi pare. Ok, la valle degli zombie. Quindi questa qua è la prima prova, se ricordate. Ricordo, per chi non ha visto la prima puntata, che devo cercare di superare le sette prove che mi vengono sottoposte dal Re 8, così si chiama sto disgraziato, per poter ottenere così la mano di sua figlia, la principessa del regno. Vediamo un po' se varrà la pena. Spero che sia bellina la principessa. Allora, prova 1, dobbiamo sparare agli zombie, i ninja zombie, come li ho definiti nella puntata. Allora, devo cercare di non sprecare i proiettili, perché ogni proiettile sprecato mi toglie il bonus. Quindi non facciamo come ho fatto nella puntata, dove ho spammato. Però nella puntata io ho spammato anche perché stavo cercando di fare la sfida, ricordate? Abbiamo fatto una sfida su sto gioco. E invece qua niente sfida, qua la sfida è contro me stesso, o meglio, contro il Commodorino. E devo cercare di superare le sette prove al più cioè al più presto, nella maniera più pulita possibile. Questa qui è la valle degli zombie, quindi. No, no, ma mi ha ammazzato zombie. Quindi già andiamo male. Devo ripetere la prima missione. E non va bene. Allora, io cosa che pensate che faccio? Mi do in pasto agli zombie. Come si dice? Mi immolo, perché la voglio rifare da capo. Non è giusto che già ho perso la prima vita. Quindi mi vado a immolare, mi faccio abbracciare dagli zombini. Perché avevo detto nella puntata originale che forse volevano solo un abbraccio. Forse è così, non lo so. Come vedete, ogni volta che sparo cala il bonus. Che è il bonus che ci darà quando completeremo il livello, giustamente. Game over. Ok. Ricarichiamo, cioè riandiamo. Andiamo a fare il livello. Cerchiamo di non sprecare proiettili stavolta. Cerco di non sprecare proiettili. Salvo la posizione adesso. Ecco,
Finora non sono riuscito a non sprecare manco un proiettile, il che è positivo. Dai, sto andando bene. No, ho sprecato un proiettile, porca miseria. Ok, dai, è sorto il sole, non è scappato manco uno zombie. Abbiamo fatto 6.390 punti e io salvo la posizione. Andiamo dal mago della foresta di Debbit. Allora, attenzione, mo io faccio così, faccio come faccio di solito nei giochi. La partita la faccio tutta, sia che vado bene sia che vado male, ma salvo solo ogni volta che vado particolarmente bene, tipo adesso ho salvato. Andiamo a fare il secondo livello, il mago. Ok, sono riuscito ad ammazzare. No, non l'ho ammazzato il mago. Ma l'immortale. Era morto sto strano individuo. Non va a morire. È morto? No! Sì, sono riuscito a ammazzarlo. Ok. Il bonus che ci ha dato è veramente scarso perché ho sprecato tantissimi proiettili. Ed è per questo che non salverò la posizione qui, eh. Non la salvo. Andiamo a fare a livello 3 la montagna dei vampiri. Che sarebbero i pipistrelli, però, no? La vediamo un po'. Ecco, vedete? Rispetto alla versione che ho portato nella sfida. Qua i pipistrelli si comportano in maniera normale, ovvero escono dalla tana e vanno verso di noi, mentre invece nella sfida, se ricordate, c'era un bug che li faceva andare verso l'alto e non andava bene. Quindi non lo so, non lo so, forse la sfida è stata anche un po' inficiata da quello, però comunque cioè, sono andato comunque male alla sfida, quindi voglio dire, non credo che nessuno si lamenterà perché comunque non sono mai riuscito a superare il livello 4, quindi... Devo cercare di prendere l'ultimo idol. No, 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 no. Mamma, mi ha mozzicato il seal. Come vedete è molto più difficile, ora che stiamo a... Ora che i pipistrelli si comportano in maniera normale, per così dire. E infatti era così il gioco. Io da piccolo me lo ricordavo così. Non era come la versione scamuffa che abbiamo giocato, che era buggata. Ok, dai, dai, che... Ok, sono riuscito a superare il livello di pipistrelli, vai, vai. Ok, livello 4, il tempio dei demoni. Io sto livello non l'ho superato, nella sfida non l'ho superato. Da piccolo sì, da piccolo l'avevo superato. Allora, qua è difficilissimo. Poche volte l'ho superato da piccolo sto livello, che è veramente infame. Ve lo dico subito, se supero sto livello salvo, perché questo livello è difficilissimo. Intanto siamo a 20.790 punti. Ultima vita. No, niente, mi hanno ammazzato. Game over. Game over. Allora, facciamo una... Allora, la prima puntata... Diciamo, questa è la seconda puntata, la vogliamo chiamare? Non lo so. Però ricominciamo dal mago dove avevo salvato, ok? Non ricominciamo dagli zombie perché ormai conosciamo a memoria gli zombie. Andiamo al livello 2, il mago di Debetwood. Ok. Che dite? Salvo la posizione oppure no? Ho sprecato un po' troppi proiettili, io non salverei. Andiamo alla montagna dei vampiri. Ma cerco di non sprecare affatto proiettili, però qua è tosta perché ho sprecato un singolo proiettile. No, 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 no! Ah, mi ha beccato. Però c'ho 4 vite, vedete? Allora. No. Vai, vai, che ho quasi superato il livello. Vai, corri, 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 corri.
No, no, no! Mamma mia, ho dovuto sprecare un sacco di proiettili. No, ma ce l'avevo fatta! Perché dopo che prendi tutti gli idoli, tutte le statue sacre, devi anche sopravvivere qualche secondo, se no non vinci. Ok. Allora, mi manca l'ultima statua, ma sta lontanissimo. Aiuto, aiuto, scappa, scappa. Aiuto. Mamma mia. Oddio, ce l'ho fatta. Dai, 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 dai. Ah, sì, ce l'ho fatta. Allora, livello 4, il tempio dei demoni. No, non mi sparate. Disgraziati. Dai, ce la posso fare. Ce la so per fare, ce la so per fare. Sì, ce l'ho fatta. Allora, livello 5, le rovine di Tygort. Le rovine di Tygort, che so? Devi distruggere l'antica pietra spiritica delle rovine di Tygort. Oddio, ci sono i fantasmi qua. Ah, devo dis Ok, ce l'ho fatta perché sì, questa era facile, devi distruggere quella specie di. Ecco, io arrivato mi pare qua. Allora, devi rubare 5 teschi rituali dal villaggio dei barbari del nord. Allora, 5, qua ne sono un po' più di 5, eh. Niente, ma mano seccato. Ultima vita, attenzione. Ultima vita. Questo è difficile, eh. Io ero arrivato massimo qua, non avevo mai superato sto livello, raga. Dai, non presi tre, non presi tre. Dai, ce la posso fare, dai, dai. 4, 4, 5, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, qua non ci sono mai arrivato. Allora, l'ultimo livello, il castello degli uomini uccello. Devi arrivare alla cerimonia di sposalizio al castello degli uomini uccello. Aspetta, aspetta. No, mi hanno subito seccato. Game over. Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto. Però siamo riusciti a vedere il livello finale, che è una cosa incredibile. Non ci avrei mai sperato. E nel prossimo episodio cercheremo di finire il gioco. Penso di potercela fare. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.